Video svuota la spesa. Era da tantissimo tempo che non vi giravo un bel video svuota la spesa senza i vlog. Di solito vi faccio vedere quello che acquisto all'interno dei vlog, ma stavolta, visto che la spesa è abbastanza, ho detto non voglio fare una cosa molto molto lunga, quindi concentriamo tutto all'interno di un solo video svuota la spesa. Questa spesa è stata fatta al supermercato. Non vedrete la verdura perché, come ben sapete, la sto acquistando sul sito di Tenuta Frigenti, un'azienda agricola che è qui in Campania, e tra l'altro ho scoperto grazie a loro che anche voi state acquistando dopo aver visto un mio video in cui vi faccio vedere tutta la verdura che mi è arrivata, e vi state trovando davvero molto bene. Ne sono felicissimo, anche perché questa azienda, anche se non è biologica, è attenta alla lotta integrata, non usa pesticidi eccetera per le proprie verdure, quindi mi fa piacere che le verdure vi sono piaciute. Infatti piacciono anche a me e non sto acquistando più verdure nei supermercati. Sto facendo questa premessa anche perché sto cercando sempre di più di fare una spesa abbastanza consapevole, tenendo conto ovviamente delle esigenze del momento e tanto altro. Però sostanzialmente sto cercando di utilizzare meno come canale di approvvigionamento i supermercati e affini. Visto che siamo umani e contraddittori, questa spesa è stata fatta al supermercato. Vi faccio vedere subito le cose fresche, così dopo le vado a mettere in frigo. Yogurt, questo qui, sempre il solito della Vipiteno, ne ho presi due da mezzo litro. In realtà volevo prendere e provare quello della Scaldasole biologico, perché lo yogurt è fatto con del latte di mucche al pascolo, una fattoria biodinamica se non mi sbaglio, però non l'ho preso perché aveva la confezione tutta quanta riciclabile e non aveva questo coperchietto in plastica, quindi aveva solo praticamente questa parte qui, la linguetta qui che si va a levare per prendere lo yogurt, e nel caso in cui mi fosse avanzato non sapevo come richiuderlo, non volevo mettere che ne so, carta alluminio eccetera, quindi preferisco sempre questi che ahimè hanno la plastica, però si vanno a chiudere meglio se non li andate a consumare tutti in una volta. Poi ho preso questo mascarpone della Selex che non ho mai preso se non mi sbaglio, voglio utilizzarlo per qualche dolce nel caso in cui viene qualcuno a casa o un dolce della domenica. Poi del burro, sempre Selex, perché mi serve per varie preparazioni. Invece quello che vado a mangiare quotidianamente, non proprio tutti i giorni, è questo qui. Ultimamente sto prendendo questo della Inalpi chiarificato, da panna di centrifuga, naturalmente senza lattosio. Poi ho preso ancora del brie che di solito prendo al Lidl, di un'altra marca ovviamente, però stavolta mi trovavo al supermercato Sole 365 e l'ho preso lì. Poi ho preso di Saper di Sapori, mi è piaciuto moltissimo questo feta, e quindi ne ho prese due confezioni. Questo qui da 200 grammi. Mi piace molto il marchio Saper di Sapori, anche perché è quello che trovo più spesso sia al Conad, sia al Sole 365, e forse anche, se non mi sbaglio, al Famila. Questo è fatto ovviamente con latte di pecora, sale, fermenti lattici e caglio, e anche una parte di latte di capra. Poi ho preso del parmigiano reggiano DOP, questo da 24 mesi, un bel pezzetto. Poi ho preso ancora, per quanto riguarda sempre formaggi e affini, del Maasdammer olandese, anche questo è senza lattosio, anche questo dovrebbe essere senza lattosio, quindi un simil l'Erdammer. Io in realtà questi formaggi li ho presi per le varie preparazioni che devo fare, o magari quando c'è qualcuno all'improvviso a casa, è sempre comodo tenere i formaggi. Non so, sono la base della mia alimentazione quotidiana. Yogurt sì, li prendo, ma non li mangio proprio tutti i giorni. Stessa cosa per quanto riguarda i formaggi, però è buono ed è anche comodo tenerli in casa per quel secondo veloce e per tutte le preparazioni in cucina che non hanno bisogno di tanto sbattimento, perché con un po' di formaggio, parliamoci chiaro, si sente subito un buon sapore. Ma al mattino, per alternare lo yogurt, magari per qualche merenda un po' più proteica, ho voluto prendere questi fiocchi di latte della Milk, simili a quelli della Jocca, anche questi hanno fermenti lattici, latte pastorizzato, sale e caglio, quindi nulla di particolare, 80% di grassi in meno rispetto ai vari fiocchi che ci sono in giro al supermercato. Ho preso della stessa marca anche questo qui, formaggio fresco
milk, tipo quello Philadelphia. Non ha del latte italiano, ma del latte proveniente dalla Danimarca. Poco male perché l'ho pagato meno, non ha tanti ingredienti estranei all'interno, ha solo latte, crema di latte, sale e fermenti lattici vivi. Mentre la Philadelphia mi sembra che abbia all'interno anche della carrageenina. L'unica cosa che ho scoperto, almeno forse non ci ho fatto caso, fatemi sapere invece voi se ci avete fatto caso, che sulle confezioni della Philadelphia non vedo l'origine del latte. Invece in tutte le altre marche paradossalmente l'ho visto. Può darsi che mi sia sfuggito, fatemi sapere nei commenti se voi avete notato questa cosa. Le naturelle albume d'uovo, questo qui che prendo sempre. Spero che riusciate a vedermi anche perché sono abbastanza controluce. Ad ogni modo, passiamo alle cose secche, anche perché devo passare dalla pescivendolo perché oggi prenderò del pesce fresco. Anzi no, ho preso anche un'altra cosa surgelata. Infatti avevo dimenticato che avevo preso questi filetti di merluzzo surgelati, è la prima volta che acquisto questi del marchio Selex, anche perché i filetti di merluzzo in genere sono aumentati tantissimo di prezzo e se non li trovate in offerta e anche quando li trovate in offerta 400 grammi costano molto di più di 5 euro. Io prima calcolate che ne facevo tantissima scorta di quelli Findus, che prendevo in offerta 400 grammi filetti di merluzzo a circa 4 euro, quindi visto l'aumento ho voluto provare voglio provare questi filetti di merluzzo della Selex, anche perché 400 grammi costano sotto i 5 euro, quindi se sono buoni è un prezzo ancora abbordabile per quanto riguarda il pesce surgelato. Anzi, fatemi sapere voi che tipo di pesce surgelato acquistate, se lo acquistate. Ovviamente anche io preferisco sempre il pesce fresco quando posso, anche meno costoso, tipo le alici, tipo che ne so, dei merluzzetti freschi che qui riesco a trovare anche a buon prezzo. Però, visto che a volte non si vuole andare a fare la spesa perché non si ha tempo, eccetera, eccetera, avere del pesce surgelato è una buona alternativa per un pasto sano. Quindi fatemi sapere voi che tipo di marche prendete, se lo acquistate su internet, magari da Bofrost, eccetera. Purtroppo a volte ho notato che i prezzi non convengono e in più non sono neppure prodotti di estrema qualità perché all'interno non hanno solo pesce, magari hanno altri tipi di additivi che io preferisco non acquistare. Tra l'altro, l'altra volta ho assaggiato quelli che vi ho fatto vedere nel vecchio svuota la spesa della Lidl e non erano malaccio, il prezzo era anche abbordabile. Poi ho preso questo qui, eritritolo, della misura che trovo spesso al supermercato, cioè al Sole 365 lo trovo spesso, e dico lo trovo spesso perché questo ormai va a ruba, davvero appena lo mettono subito finisce e quindi ogni volta ne prendo due confezioni. Vero è che ha un costo più alto, molto spesso mi chiedete per quanto riguarda l'eritritolo, l'erysitolo, eccetera, hanno un costo più alto, ma ragazzi sono un valido sostituto dello zucchero, non sono cariogeni, non fanno male come lo zucchero e l'intento è non sostituirlo totalmente, ma rendere la nostra alimentazione quanto più priva di zuccheri possibili, quindi andarne ad utilizzare anche meno proprio perché ha un costo maggiore, è sempre cosa buona e giusta. Ad ogni modo lo trovate anche su Amazon, io a volte prendo queste grandi confezioni su Amazon di eritritolo o xilitolo perché a volte ci sono in offerta tipo da 1 chilo, tipo da 800 grammi, quindi andate a dare un'occhiata sui vari siti online. Farina di mandorle, questa qui della Selex senza tante pretese, ottima per farmi i miei tortini proteici senza troppe farine particolari. Ma quando voglio andare a fare la pizza, io mi sto trovando davvero benissimo. Calcolate che nel quotidiano, come vi dico sempre, non mangio tante farine raffinate, non mi faccio il pane con farine bianche. Però quella volta al sabato, oppure quando ho degli ospiti, oppure quando voglio qualcosa di davvero buono, semplicemente gustoso, vado a farmi la pizza da me con la macchina del pane, o oppure anche il pane o altri lievitati con questa farina che io sto trovando davvero ottima.
Questa farina pizzeria della Caputo, già l'ho presa più volte, l'avete vista sicuramente in qualche svuota la spesa. Con questa la pizza mi viene davvero perfetta, soprattutto la pizza in teglia, anche perché se volete fare invece una pizza stile napoletana all'interno del vostro forno di casa e volete invece una farina particolare per degli impasti con grandi alveolature, ovvero belle lievitate con quel cornicione bello lievitato, dovete prendere invece quest'altra, sempre della Caputo, che si chiama Nuvola. E se vedete, vi fa vedere proprio qui l'immagine della pizza e del cornicione ben lievitato. Sperando che riusciate a vedermi, perché io vedo tutto molto scuro. Ok, questa è l'immagine, e questa è un'altra farina che mi sta piacendo tantissimo. Ovviamente, sempre da consumare con parsimonia. Pasticceria, anche questa mi piace, per fare i dolci, sempre della Caputo, Caputo Pasticceria. Vengono benissimo le torte, vengono benissimo i vari impasti tipo il pan di Spagna, quindi ottima anche questa qui. Ma quando vado a farmi invece i miei tortini proteici, a volte aggiungo la farina di cocco e la farina di riso. La farina di riso è sempre questa della Lo Conte, che prendo spessissimo perché la trovo anche molto facilmente nei supermercati, altrimenti tutte le altre cose o farine diverse le prendo anche su Macro Librarsi, come ben sapete se mi seguite da tanto. Poi cocco grattugiato, anche questo lo aggiungo per questi tortini con semplice albume, farina di riso, farina di cocco, farina di mandorle, insomma mescolo un po' tutto, do un aroma con frutta oppure con altro tipo cacao, e poi vado ad aggiungere del eritritolo oppure altri dolcificanti. E per quanto riguarda vari dolcificanti eccetera, ho voluto prendere questa marmellata senza zuccheri della Hero, è l'unica che ha un contenuto di zuccheri abbastanza basso e in più non ha lo zucchero della frutta all'interno, perché molto spesso troviamo queste marmellate che sono addizionate di succo di mela concentrato, succo d'uva concentrato, ed è vero che non hanno degli zuccheri aggiunti, ma solo zuccheri della frutta. Ma sempre zuccheri sono, quindi l'indice glicemico scoppia, ed ecco perché mi sono ripiegato per quella volta ogni tanto che ho voglia di un po' di marmellata sulle fette di pane o in altre preparazioni, mi sono ripiegato su questa con degli edulcoranti all'interno. Poi ho preso dei limoni, semplici limoni, perché costavano meno, perché la buccia è edibile, hanno provenienza Sicilia. Purtroppo ho riscontrato, e fateci caso anche voi all'interno dei supermercati, che molta frutta, molta verdura, no, più che altro frutta, arriva dalla Spagna, dal Marocco, eccetera. Ma abbiamo tantissima frutta e verdura delle nostre zone, soprattutto la frutta, le arance. Ma perché prenderle spagnole? I mirtilli, perché prenderli dal Marocco? Quindi comprendo l'acquisto di avocado, banane provenienti da altre parti del mondo, ma le arance, ragazzi, non si può sentire che in Italia le arance, le clementine arrivano dalla Spagna. Quindi se potete, cercate e trovate e mangiate solo prodotti italiani. Tabasco io lo prendo sempre, 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 cioè in quasi tutte le mie preparazioni, lo aggiungo anche alla semplice pasta asciutta, però stavolta ho voluto prendere questo qui verde. Adesso spengo il telefonino. Dicevo, stavolta voglio assaggiare questo verde, che in realtà ho sempre avuto voglia di prendere ma non l'ho mai preso, quindi stavolta ho detto prendo questo qui verde. Anzi, fatemi sapere se voi l'avete mai assaggiato questo qui, sono curiosissimo di capire che differenza c'è. Poi ho preso del cacao, aspettando un acquisto sul sito Macro Librarsi di un cacao buono biologico, ho voluto prendere questo cacao amaro in polvere della Selex. All'interno ha solo cacao in polvere, carbonato di potassio e vanillina. Invece in quello della Perugina c'era anche un altro additivo che non conoscevo e quindi ho detto non lo prendo. Stanno sempre più additivando i nostri prodotti alimentari, tanti tra virgolette additivi che potrebbero anche essere evitati. Ad ogni modo, ho preso per le mie preparazioni di pane, pizza e quant'altro questo lievito, bio lievito madre da Germe Vitale, Molino Vigevano, questo qui
qui ve lo faccio vedere sempre perché non aveva quello dell'aloconte che mi piace molto con pasta madre all'interno. Ne ho prese 4 confezioni. Salsa tahina, semplice salsa tahina se voglio andarmi a fare per esempio l'hummus. Poi ho preso quelle che sono cadute all'interno della busta perché si sono andate a schiacciare, le lenticchie rosse, queste qui decorticate e anche queste qui secche, sempre rosse, non decorticate. Sono biologiche italiane e sono del marchio Lofrese che mi piace tantissimo ed ha anche un costo abbastanza basso rispetto, che ne so, a Selex e altri che hanno delle lenticchie provenienti dal Canada o da altre parti del mondo. Ecco, anche in questo caso cerco di fare attenzione. Poi polenta valsugana, questa taragna con mais 100% italiano, sempre buona per andare a fare dei crostini di polenta con i funghi. Non so se voi li mangiate, però sono ottimi. Poi ho voluto prendere anche delle classiche banane, semplici banane, anche perché ho preso poca frutta, in quanto anche per quanto riguarda la frutta preferisco prenderla più dal fruttivendolo, in quanto se non sono mele o non sono banane o al massimo le arance, tutti gli altri tipi di frutta all'interno dei supermercati ho visto che hanno un costo davvero spropositato, tipo l'uva fragola costava un botto, i fichi non ve lo dico proprio, tipo 7-8 euro i fichi, le castagne ancora di più. Cioè, ragazzi, io dico, ma veramente, cioè, rimangono lì a marcire. Ecco, fateli marcire, non acquistateli. Purtroppo bisogna per forza fare così perché è l'unica cosa che noi possiamo fare, perché l'unica nostra forma di protesta è non andare ad acquistare alcuni tipi di prodotti. Così vi faccio vedere come abbassano la cresta e abbassano i prezzi. Per questo motivo ho preso delle semplici sacchette di mele, questo è giusto per andarmi a fare qualche frullato, una torta di mele, uno rosso e un altro giallo, anche perché è un frutto che si mantiene moltissimo. Mele, tra l'altro, che utilizzo tantissimo quando voglio andare a far maturare meglio alcuni altri tipi di frutta. Poi ho preso, dovevo prendere anzi, il ketchup, è una cosa che tengo in casa per quando viene l'ospite, per quando c'è qualcuno, qualche volta a me va di andare a intingere, che ne so, un burger di verdure piuttosto che una patatina all'interno del ketchup o della maionese, che non prendo spesso, che non mangio ovviamente tutti i giorni, ma mi piace averle in frigo anche per dare quel tocco di sapore in più quando faccio una preparazione tipo un burger di verdure. A volte lo vado a mettere proprio all'interno della preparazione. In questo caso ho preso il classico della Heinz, questo tomato qui, però c'è anche, se vi può interessare, c'è anche senza zuccheri aggiunti. Ha del sucralosio all'interno e ha altri tipi di ingredienti. Ero un po' combattuto, però ho pensato, visto che io lo consumo davvero una volta ogni tanto e ne consumo proprio pochissimo, ho preferito questo classico con un po' di zucchero, perché nell'altro senza zuccheri aggiunti, quindi se volete o avete problemi per quanto riguarda glicemia eccetera, potete acquistare quello senza zuccheri aggiunti. Però c'erano anche altri ingredienti, non mi sono soffermato troppo sulla lista, ma non mi era molto chiara, e quindi ho preso questo classico. Ma mi ripropongo di informarmi meglio e capire se posso acquistare l'altro completamente senza zuccheri aggiunti. E in combo ho preso anche questa maionese Calvé, che è una delle poche, ragazzi, che ha all'interno semplice olio di girasole, uova, l'uovo pastorizzato, addensante gomma di xantan, succo di limone concentrato, aromi e aceto di vino bianco. Altre, tipo la stessa Maio, sempre mi sembra Calvé o Kraft, adesso non ricordo. Mentre gli altri tipi di maionese hanno sempre qualcosa di estraneo aggiunto all'interno, che sia zucchero, aromi strani, stabilizzanti particolari. Quindi io vi consiglio di prendere, se dovete prendere proprio una maionese, se non ve la fate in casa, di prendere questa qui della Calvé classica, la classica. Poi ho preso dell'aceto di riso De Nigris, questo ideale per sushi e insalate, infatti lo utilizzo per farmi il sushi fatto in casa. E ovviamente non può mancare l'aceto madre, di mela madre della De Nigris. Questo è anche biologico e mi piace davvero tantissimo, ormai sapete che lo acquisto da anni. Ho voluto prendere anche delle olive, queste qui i Trana, specialità d'amico, che non hanno tante cose all'interno, perché le altre che acquisto spesso nel supermercato Sole 365 non c'erano. Ovviamente non acquisto quelle nere nere addizionate di vari altri, tra virgolette, coloranti che vanno ferro eccetera, che vanno a colorare
tirare le olive di nero perché penso che possa essere evitata questa cosa qui. L'unico neo negativo è che queste, una volta aperte, vanno consumate entro 15 giorni, le altre invece che prendo vanno consumate entro 5 giorni. Quindi fate sempre attenzione anche a questa cosa qui, perché nonostante siano senza sale, eccetera, eccetera, nonostante potete consumarle dopo 4-5 giorni in più, però prestate attenzione perché altrimenti il prodotto si potrebbe deteriorare. E infine ho preso 2 litri di latte che a casa mia serve solo ed esclusivamente per fare preparazioni di dolci, creme, budini e quant'altro, e quindi mi serviva. Ho preso questo sempre della Selex con latte italiano, totalmente italiano. Spero che questo video svuota la spesa non vi abbia annoiato tanto, anzi fatemi sapere se voi acquistate qualche prodotto che ho acquistato anch'io e datemi sempre i vostri consigli per una spesa un po' più ecosostenibile, economica, sana. Insomma, voglio tutto e datemi tutto. Sotto nei commenti vi leggo e ascolto sempre i vostri consigli. Alla prossima, ciao!